Celeste Gaia, Carlo, innanzitutto benvenuta, ce l'abbiamo qui, benvenuta, che giovane. Grazie, ragazza, 1990? Grazie. Sì, 1990. 22 anni. 21 anni. 21. Non ancora 22. 21 giugno. Sì, ok, 21 giugno. Sono informatissima. Allora, Celeste Gaia con noi dopo questa esperienza di Sanremo e questo tormentone. E finalmente te lo posso chiedere. Chi è Carlo? Perché? No, veramente, è una domanda. È una domanda che non mi hanno ancora fatto. Non ti hanno mai fatto, cioè, me ne rendo conto. Non sono preparata a rispondere, forse dovevamo concordare prima. Però io lo voglio sapere, Celeste, perché comunque sia anche i nostri ascoltatori magari non lo hanno ancora recepito bene questo, il concetto di Carlo. Ma chi è Carlo? No, vabbè, Carlo non esiste, come si evince dal testo della canzone. Chiaro, chiaro. Sarebbe bello che esistesse, però insomma è una storia, un incontro, un ipotetico incontro. E il fatto di dirgli vorrei ti chiamassi Carlo è un po' come dire vorrei già conoscerti, sapere chi sei, quello che fai, quindi anche il tuo nome, no? Però in realtà, come spesso accade, rimane tutto solamente uno sguardo all'interno di un ascensore e non si fa, nessuno dei due fa la prima mossa, no? Insomma, come ecco, accade tante volte. Però quello sguardo comunque poi ti accompagna durante la giornata, quindi insomma... Davvero, tormentone proprio all'ennesima potenza, sappilo almeno qui da noi, tra i nostri ascoltatori, qua nei corridoi non ti dico. Allora, questo album che si chiama Millimetro, mi ha colpito questo nome, Millimetro, questo titolo, come mai? È perché è un po' il filo conduttore di tutte le canzoni, cioè ecco, all'interno dell'album c'è una canzone che si chiama Un Millimetro, però è una canzone un po' a parte rispetto alle altre, che è molto importante per me. Però l'idea del millimetro in realtà c'è in tutte, perché c'è l'idea che anche le piccole parole, le piccole cose, comunque ogni cosa faccia la differenza, e quindi i dettagli, curare i particolari, se si sentono i testi dell'album, sono, non c'è niente dato per scontato o perché stava bene, è tutto fatto per, cioè con un senso, non c'è niente dato così per scontato. E quindi volevo dare un po' quest'idea, cioè del fatto che comunque anche ascoltando una canzone scritta da altri, in questo caso da me, magari c'è anche solo una parola, una piccola cosa che può arrivare alla persona che la sta ascoltando e farla sentire un po' più tua la canzone, no? Te la senti un po' più addosso, no? Proprio perché magari c'è una parola che ti ricorda qualcosa che hai vissuto anche tu. Stai scrivendo adesso un po' di altre canzoni? Ho già scritto tanto. Hai già scritto tanto, però voglio dire, magari nel cassetto hai un sacco di cose. Sempre. No, ma quello sempre, perché il piano, cioè sempre lì io compongo con il pianoforte. Bene. Sono in camera mia, quindi posso fare tutto quello che voglio, cioè a qualsiasi ora della notte mi sveglio, metto lì. Fantastico, quindi insomma una ragazza veramente giovanissima, però davvero sai il fatto suo ed è veramente brava, davvero, perché insomma io non sapevo che tu fossi così giovane, me ne sono resa conto oggi. E poi vedendomi. Poi vedendo ho detto, ma no, poi detto ancora più giovane. Ancora più giovane, sì, perché effettivamente, veramente, dimostri veramente meno anni, ma guarda, è un complimentone, fidati. Beh, quando arriverai... No, 40 anni devo soltanto... Brava, esatto. Poi vogliamo ricordare un po' il tuo sito, Facebook, i contatti, tu sì, smanetti sì, parecchio. Io cioè, sì. Eccoli. Sì, no, il mio sito è www.celestegaia.com, semplicissimo. E da lì ci sono tutti i vari mondi social, Facebook, Twitter, poi YouTube, i vari canali, il canale Vevo, insomma così. Io quando posso scrivo sempre anche su Twitter e Facebook, perché comunque penso sia importante per le persone che ti seguono che sappiano che tu sei tu. Cioè, ma ti chiedono, ma sei veramente tu o magari? Sì, no, ma non c'è dubbio, perché scrivo delle cose che solo io... Bene, adesso un incentivo in più per andare a controllare più spesso il profilo di Celeste Gaia, che devo capire. Quando scrivo mi firmo sempre. Bene, sono bene. Sempre io. Allora, Celeste, ascoltiamo Hai ragione tu, intanto ti saluto, ti do appuntamento a settembre quando partirai per il tour, vieni a trovarci ovviamente, GRP ti ospiterà molto volentieri, grazie mille e ci sentiamo presto, in bocca al lupo per tutto e complimenti. Grazie. Celeste Gaia su GRP.